mattina profumo di festa. Apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza. Togliamoci la corazza. La domenica in pazza, lo dai tutti in piazza. Caseificio Il Trionfo, inaugurato nel 1969. Su prenotazioni saremo felici di mostrarvi la nostra produzione. Siamo dotati di spaccio con prodotti tipici dove creiamo su misura cesti, pacchi e confezioni regalo tutto l'anno. A Parma e provincia, DLM Impianti Elettrici SRL. Con professionalità e accuratezza installiamo impianti elettrici, fotovoltaici, di domotica, videocitofoni e cancelli automatici, sempre disponibili per qualsiasi esigenza. Non esitate a contattarci. TZ Motori SRL, da oltre 30 anni specializzati in riparazioni, revisione, servizio elettrauto e interventi su ogni tipo di autovettura. Siamo dotati di strumentazione di diagnostica di ultima generazione per fornirvi un servizio affidabile e di qualità. AgriService Bocchia, professionisti della fornitura e riparazione di macchine agricole a Parma. Dalla preparazione del terreno alla raccolta, AgriService è al servizio delle aziende agricole e dei coltivatori. Vendita trattori nuovi. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, sempre in maniera itinerante, dopo queste piogge continue, quest'ultimo periodo. Non è assolutamente ancora allontanato il nostro pensiero molto forte vicino agli amici romagnoli, siamo sempre con voi, e quest'oggi invece però siamo un pochettino più a nord, esattamente a San Secondo Parmense, ovviamente in provincia di Parma, in occasione della 33esima edizione di questo Palio, che vede proprio tutte queste questi riuniti per cercare di capire chi sarà quest'anno il vincitore di questa nuova edizione. Insomma, è un appuntamento molto sentito, lo si fa anche in virtù dell'aiuto di questi amici nostri romagnoli, perché parte dell'incasso sarà poi devoluto appunto agli alluvionati. Che altro dire? Venite con noi. E poi soprattutto, se avete voglia di capire meglio come funziona, non vi dimenticate anche il nostro portale www.tuttiinpiazzatv.com, dove non ti potrai mai perdere neanche un millesimo di quello che noi vi proponiamo quest'oggi. Vestiti a tema per questo Palio, come va ragazzi? Tutto bene, tutto bene. Siete un po' emozionati? No, neanche troppo, dai. No, poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio. Il tempo almeno ha tenuto, no? Esatto. E i vostri nervi tengono? Sì, i miei sì, lei non è anche di qua, quindi sì. Ah, sì, quindi se ti sei auto, diciamo così, esatto, invitata a questa contrada. La vostra contrada quindi è? Trinità. L'anno successivo, cioè l'anno precedente, chi ha vinto? Oddio, questa è una domanda, mi sa la prevostura, mi pare, però non mi ricordo di preciso, mi pare la prevostura però. Allora, facciamo così, noi ritorniamo e poi tu devi essere preparato su questa domanda. Mi ricordo, l'anno per l'altro è lungo, è difficile. Va bene, grazie. Chiedere a qualcun altro. Ciao ragazzi, buona giornata. Buongiorno signori. Allora, qua c'è la sfida alle contrade. Voi di che contrada siete? Noi siamo estranei. Siete estranei? Sì, siete oriundi? No, siamo del Grillo. Ah, del Grillo, quindi contrada. Ma voi vi ricordate l'anno scorso chi ha vinto nella contrada? No. Ne ho viste tante che ormai... L'anno scorso non c'eravamo noi. Come dove eravate? Eravamo via in ferie. Ah, in ferie, beh, stava meglio sicuramente. Direi di sì, faceva più caldo e si stava bene, però è una bella... competizione. Manifestazione, competizione, anche se per me le prime erano migliori. Ah, le prime quindi 33 anni fa. Andiamo indietro perché, ma migliori per quelli del paese, perché vedevi persone che conoscevi fare delle gare semplici, ma tipo la gara del sacco, l'albero della cucagna. È bello, tiro la fune. Invece più si va avanti nel tempo e più ci sono questi fuori classi, no? È più bella, però come magari che non fanno parte del rione realistico, più
è più curato, più professionale. Forse sì. Era più bello quando era più, diciamo, forse per noi del paese che vedevamo persone che conoscevamo e che c'era da farsi due sane risate. Esatto, poi c'è anche da dire che San Secondo non arriva mai primo, purtroppo. San Secondo è primo in tante cose, però insomma, dopo, soprattutto nel mangiare, spalla cotta e quindi consigliamo torta fritta. Torta fritta e spalla cotta. Sì, dopo ci sono tanti altri salumi. No, no. Non si sbaglia, eh? Sì, sì. Tutta fritta. Quindi San Secondo, secondo dove ti pare, ma a tavola San Secondo è primo. Attira da sempre tante persone. Perfetto, grazie prego, ragazzi, buona giornata. Anche a voi. Ciao. Allora, siamo qua alle Post, dice, perché? Perché le Post lavorano anche di domenica, siamo insieme. Sono Elena Bini, in realtà non lavoro per le Post, loro sono delle Post, io sono, do una mano insomma per il Palio delle Contrade, e in questo caso le Post sono qua perché in occasione di questa importante ricorrenza che sono i 500 anni del Palio del matrimonio tra Pier Maria e Camilla Gonzaga, che sono i protagonisti, l'associazione Palio ha voluto far realizzare questa oggetto da collezione, che è appunto questa cartolina che è stata realizzata da Marta Bresciani della quarta B arti figurative del liceo Toschi di Parma, con cui si è stabilita questa collaborazione. Questa è la custodia che appunto conterrà poi la cartolina, alla quale verrà apposto l'annullo filatelico in modo da farlo diventare un oggetto da collezione, quindi rimane così nelle collezioni delle persone. Quindi che lo questo francobollo potrebbe avere un valore inestimabile. Sì, l'oggetto in sé, quindi la cartolina, è più non solo il francobollo, ma proprio tutta la cartolina, tutta l'opera, perché poi quest'anno con Licio Toschi si è stabilita una collaborazione tra ragazze, le opere tra ragazze di questa classe, che sono state seguite dalla professoressa Aurora Cubicciotti, Marta Bresciani, che ha realizzato quest'opera, Anastasia D'Amico, che è stata, la cui opera è stata scelta per la pergamena della disfida dell'Aquila e del Leone, e poi Rebecca Cabaret, che ha realizzato il pallio, il drappo, appunto hanno partecipato insieme ad altre ragazze, altre compagne di classe, alla realizzazione dei bozzetti che poi sono stati visionati e scelti. Bene, perfetto. Ma lei è preparatissima, complimenti. Va bene, io la ringrazio. Grazie. Naturalmente buona giornata. Grazie anche a voi. Allora, questa è la contrada giallo-blu, quindi siete di Parma, no? No, siamo della Dragonda, contrada storica di San Secondo, giallo-blu, che purtroppo non ha avuto successo. Ieri sera non è andata molto bene. Non è andata benissimo, no, infatti molti di noi sono anche tifosi del Parma, ma purtroppo è andata come è andata. Allora, una domanda che nessuno finora ha saputo rispondere, vediamo se siamo un po' più fortunati. Ma l'anno scorso quale contrada ha vinto? Che si sposta. È vero ragazzi, non è mica facile. La prevostura, che qui colori sociali quali sono? Bianco e nero. Anche qui la Juve, anche qui. Qua andiamo male. Purtroppo è una tortura. Avete fatto ricorso, gli avete tolto dei punti? No, il TAR ci ha rifiutato. Va bene ragazzi, grazie e buona giornata. Grazie a voi, ciao. Siamo alla contrada del Grillo? Sì, contrada del Grillo. Come ti chiami? Sono Fabio Ciciliato. Sei presidente? Vicepresidente. Vicepresidente. Quindi good, e poi fammi leggere Coach. Good choice, man. Cioè un po', diciamo, parmense e un po' inglese. No, praticamente è l'abbigliamento che va a recarlo durante l'incoronazione, che riprendeva proprio i nostri colori, quindi abbiamo deciso di fare una maglietta celebrativa per questa cosa, insomma. Allora, poi tra l'altro non bisogna essere scaramantici, perché dice che il viola un po' porta... infatti ci ha portato abbastanza male nei primi anni, però sono qualche anno che è passata un po' questa sfortuna, si spera, vediamo. Esatto, poi insomma c'è tra l'altro la Fiorentina, quindi ce ne ha fatto veramente un vanto. Allora, poi tra l'altro siamo venuti a conoscenza di chi ha vinto l'anno scorso la contrada vincente, invece la tua contrada quanti ne ha vinti in tenda tradizione? Allora, ne ha vinte 4, la prima nel 2004 con Mino, Fantino, poi abbiamo vinto nel 2014 sempre con un altro Fantino, il Palio degli Esordienti, e poi ne abbiamo vinti due di recente con Willer Giacomoni, che è stato un grandissimo interprete della Quintana di San Secondo, di cui detiene anche il record. Ma è vero che i cavalli mangiano della paglia doppata? No, anzi, devono andare piano, quindi non è doppata. Va bene, grazie e buona giornata. Grazie a voi.
Allora, sempre qui in Trinità abbiamo anche, diciamo, il reparto enogastronomico, esatto. No? Come ti chiami? Sono Sara Bini. Allora, sono... Sara, quello che si può mangiare in questo stand? Ma allora, oggi è un menù fisso, diciamo, perché poi c'è la sfilata e quindi dobbiamo essere un po' veloci. Però nelle sere passate, tortelli di erbetta, tortelli di spalla, insomma un po' i prodotti nostri tipici locali, ecco. Esatto. Poi tra l'altro l'intero incasso in parte viene devoluto, se ho ben capito. Nostro? No, allora stiamo cercando di metterci un po' d'accordo per cercare di devolvere qualcosa ai nostri amici della Romagna, agli alluvionati poverini della Romagna, quindi a fine palio ne sapremo dire di più. Esatto, mi sembra un atto ovviamente molto, molto, molto educato e rispettoso nei confronti dei nostri vicini di casa. Assolutamente, cioè, ci sentivamo in dovere di far qualcosa. Poi le modalità le diremo più avanti, a faglio finito, perché adesso siamo un po'... L'atto è onorevole comunque. Sì, 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 no, no, qualcosa faremo senz'altro. Va bene, grazie e buona giornata. A lei, arrivederci. Voi siete quelli delle bianche e nere come la Juventus. Sì, esatto. Dicono che rubate anche voi, non è vero questo? No, no, no. No, no, noi no. Senti, ma voi l'altro anno avete vinto il palio, giusto? Sì. E quest'anno com'è la situazione? Noi non siamo di qui. Allora, siete di qua? No, però veniamo a vedere tutti gli anni loro. Io è la prima volta che vengo . E beh, è veramente un bel evento. Un bel evento. Poi sei informativo, cioè sei super informato. Abbastanza. Su quello che sono tutte queste situazioni di contrade. Sì, diciamo, grazie a loro che insomma hanno portato, ogni volta mi dicono di venire. E stavolta se l'hanno fatta. Sì, esatto. Senti, ma questo accento è leggermente toscano, da che zona sei? Noi siamo della zona vicino a Firenze, Arezzo. Ah, Arezzo? Sì. Beh, anche dalle vostre parti c'è tanta tradizione in merito a palio. Sì, noi abbiamo la giostra, il saracino. Solo che quella giostra rappresenta una guerra e invece qui è più, diciamo... Pacifista, esatto. Va bene ragazzi, allora buon proseguo e buona giornata. Grazie mille, arrivederci. E insomma, che altro dire, bella iniziativa questa di San Secondo. Noi ci dobbiamo fermare qui, ma attenzione, perché, e dice come perché? Perché se stai organizzando un evento, un'iniziativa e vuoi le nostre telecamere proprio all'interno della tua iniziativa, della tua piazza, non devi fare altro che contattare la nostra redazione e noi, tac, subito, immediatamente arriveremo proprio lì. Dice dove lì? Lì, proprio lì, 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 in piazza, tutti in piazza. Caseificio Il Trionfo, inaugurato nel 1969. Su prenotazioni saremo felici di mostrarvi la nostra produzione. Siamo dotati di spaccio con prodotti tipici, dove creiamo su misura cesti, pacchi e confezioni regalo tutto l'anno. A Parma e provincia, DLM Impianti Elettrici SRL. Con professionalità e accuratezza installiamo impianti elettrici, fotovoltaici, di domotica, videocitofoni e cancelli automatici, sempre disponibili per qualsiasi esigenza. Non esitate a contattarci. TZ Motori SRL. Da oltre 30 anni specializzati in riparazioni, revisione, servizio elettrauto e interventi su ogni tipo di autovettura. Siamo dotati di strumentazione di diagnostica di ultima generazione per fornire di un servizio affidabile e di qualità. AgriService Bocchia, professionisti della fornitura e riparazione di macchine agricole a Parma. Dalla preparazione del terreno alla raccolta, AgriService è al servizio delle aziende agricole e dei coltivatori. Vendita trattori nuovi e usati, riparazioni in sede o a domicilio. La domenica è pazza, allora dai tutti in piazza!